Ciao a tutte, allora scusate un po' l'assenza, spero che non ci sia troppa luce, lo so che non è una postazione meravigliosa perché sono in bagno, spero che non ci sia nemmeno il rimbombo. Prima di tutto volevo assolutamente farvi i miei più sentiti auguri di buone feste e anche di inizio anno perché vi auguro veramente un 2017 meraviglioso. E sono stata piuttosto impegnata con presaldi e festività, è stato un po' macello e quindi ho avuto veramente un po' di difficoltà a fare video. Volevo però registrare alcuni perché devo sicuramente fare il video prodotti finiti perché ne ho tantissimi e ho la cesta che sta straboccando, non so più dove metterli. E poi ho comprato delle cosine per quanto riguarda l'abbigliamento, gli accessori, cosine così e scarpe. Volevo farvi vedere qualcosina. Però adesso sono appena tornata da fare un giretto al centro commerciale, sono passata da Essence e da Capello Point, visto che ho preso alcune cosine, ho detto vabbè, già che ci sono anche 10 minuti faccio il video e visto che siamo un po' nell'ambito trucchi bla bla bla, vi faccio vedere anche delle cosine che avevo preso, mi sembra prima di Natale o dopo Natale, subito dopo Natale. E alcune mi sono piaciute, altre ni. Anzi, uno dovrei aver anche registrato un video tipo test su strada. Poi adesso ho un macello, non trovo più niente. Molto bene. Allora, vi faccio vedere delle cosine che ho preso. Allora, parto da Kiko. Sono andata da Kiko perché mi era arrivata, ecco, adesso mi ricordo, l'email del 30%. E ho detto, vabbè. Volevo provare due prodottini, ero curiosa di provarle e ho detto beh, vado e vedo se ci sono. In tutto questo, oltre a prendere due prodottini che mi interessavano, ho preso anche la base occhi, questa qui è quella normale, mi sembra che c'è anche perlata e matte se non sbaglio. Allora, io come prodotto mi ci trovo benissimo con quello della Urban Decay, cioè in assoluto il mio preferito. E ho provato quello della Too Faced, ho provato quello dell'Art Deco, ho provato quello di Essence. Il problema di questo prodotto è il packaging. Avevano fatto una cosa intelligente, cioè mettere il tubicino, e poi sono tornati a questa cosa qui, che non so se riuscite a vedere, ma si sporca tutto, non riesco a prelevare il prodotto, c'è una gran, non voglio dire la parolaccia, però secondo me fa schifo il packaging, dovrebbero veramente ritornare a prima. C'è una cosa così semplicissima che schiacci il tubicino e ti esce il prodotto. E quindi ho detto, vabbè, proviamo questo qua di Kiko, che l'hanno riformulato. No, cioè io ho la palpebra oleosa, quindi ho un problema. C'è un problema, ho la palpebra oleosa. Però niente mi regge come l'Urban Decay, cioè io l'ho provato, dopo 3 o 4 ore mi va nella pieghetta, mentre con quello dell'Urban Decay assolutamente no. Quindi preferisco sempre l'Urban Decay, adesso questo qui l'ho comprato, l'ho pagato col 30% di sconto, mi sembra che costi 6 o 7 euro questo, quindi fate voi i conti. Però no, ne ho un altro, forse avevo provato anche quello di Avon come primer e no. Rimane il migliore quello di Urban Decay, dovrebbero rifare un altro packaging. Poi, sempre questo qua volevo provare quello della MAC, ma ogni volta che vado mi dimentico. Quindi ho detto: vabbè, provo questo qui di Kiko, che sarebbe il primer labbra. È tipo i matitoni ombretto. Così è trasparente, assolutamente. Visto che in questo periodo sono un po' in fissa con le tinte, sì, in fissa con le tinte, non l'ho ancora provato realmente. L'ho messo una volta sotto un rossetto di MAC che mediamente mi dura tantissimo ed è durato ancora di più. Però visto che ho rossetto MAC e so che mi fido ciecamente di quel prodotto, dovrei provare con un prodotto che invece è un pochettino più scarso per vedere se in realtà questo prodotto aiuta. Quindi su questo non posso dirvi assolutamente niente, mentre sul primer, se anche voi avete la palpebra oleosa e vi trovate bene quasi solo con l'Urban Decay, io non gli darei una chance. Ok, i due prodottini che mi interessavano erano questi due qui.
Allora, io avevo provato la linea vecchia di Kiko e non mi piaceva per niente. E quindi ho detto, vabbè, dai, le avranno riformulate, spero non cambiato solo il packaging, riproviamo. Poi le colorazioni mi attiravano molto perché erano matte, quindi ho preso la colorazione 1 e la colorazione, no, scusatemi, la colorazione 121 e 122, che è un rosa e un rosso scuro. Allora, ho fatto un video test di questo prodotto. Non so se lo caricherò, sì, lo caricherò dopo. Volevo farlo anche su questo perché dopo che ho messo, la prima volta ho usato questo qua che è più scuro. Adesso vi faccio vedere. Allora, questo è quello scuro e questo è quello rosa. Questi due colori qua. Non ci siamo. Cioè, magari questo qui lo posso accettare. Il problema di questo prodotto, di questi prodotti, allora, questo l'ho tenuto su dopo 2 ore e si era già disintegrato all'interno e non avevo né mangiato né bevuto, avevo solamente parlato con i clienti, ma nemmeno una giornata tipo domenica, che quindi ho lavorato tantissimo. Questo invece devo dire che dopo 4-5 ore si era un po' rovinato, ma no, scusatemi, dopo 3 ore si era un po' rovinato, ma niente di assurdo. Quindi ho detto vabbè, non lo riapplico e continuo. Dopo un'altra oretta, un'oretta e mezza, si è iniziato a rovinare qui in mezzo. Il problema di questo prodotto è che quando voi lo volete ritoccare, perché dite vabbè, si è rovinato, dopo 3-4 ore ci sta, anche se da una tinta non è che me l'aspetto più di tanto. Però quando lo andate a riapplicare, essendo troppo corposo il prodotto, si inizia a sgretolare tutto, quindi allora, il senso è che se si rovina dovete toglierlo e rimetterlo, non potete ritoccarlo, perché sennò diventa un pastone e almeno su di me diventa un casotto. Quindi questo magari lo posso accettare, ma non lo ricomprerei, mentre questo no. Di questo ho fatto il video, di questo qua lo registrerò, poi lo carico insieme perché no. Questo il costo mi sembra che sugli 8-9 euro e poi l'ho pagato al 30%. Mentre per Natale una mia carissima amica mi ha regalato una tinta della MAC. Questa qui è la Retro Matte Liquid Lip Color nella colorazione Ice Drama. Voilà. Cioè, il colore è questo. Ve lo swatcho. Cioè, questa invece è una tinta con contro, cioè questa è fantastica. L'applicate e a parte il colore che è meraviglioso. L'applicate, non la sentite sulle labbra, dura tantissimo. Io ci ho parlato, dopo 4-5 ore era ancora quasi perfetta. Poi piano piano, ovviamente qui all'interno si era un pelo rovinata e quindi ci sono andata a ritoccarla. Questa è una bomba. Questo mi piace tantissimo, anche di questa farò la prova su strada perché questo merita veramente tantissimo. Ovvio, il costo è diverso, però se ci pensate, piuttosto che continuare a comprare prodotti che poi dopo non durano, a quel punto preferisco comprare una tinta MAC e basta. Però devo essere sincera, le tinte non sono il mio prodotto preferito, io preferisco comunque i rossetti matte. Perché con le tinte, a parte l'applicazione che non riesco molto a farla bene, sarò onesta, perché è troppo liquido, continuo a preferire le matite e i rossetti. Oggi lo stavo per comprare una matita da Kiko, della linea che mi piace un sacco, che è questa. Dov'è quella? Adesso ce l'ho in borsa forse. Che è la linea, quella, aiuto, quello col packaging così, ma non quella automatica. Questa mi piace meno. Come linea, quella proprio a matita, cioè non riesco a farlo, non riesco a farvela vedere perché ce l'ho in borsa, però era finito, mi sembra il 316, però non ce l'aveva più. Vabbè, vi ho fatto vedere questo. Oggi sono andata da Capello Point e ho fatto un salto da Essence. Scusate, ma Fabio me. Ok, allora Essence, Essence, no, sì. Allora, Essence ho comprato due cosine,
ti faccio vedere subito. Ho speso tipo 7 euro, una cifra del genere. Allora, ho preso questo matitone qui, che io avevo già comprato nella colorazione chiara, che è questa, che è un rosa. Questa qui è la numero 02, Peach Perfect. Quei meravigliosi momenti in cui ti schianta fuori il prodotto. Vabbè, facciamo finta di niente, Kiko. Scusami, Essence, ti do una chance. Comunque, questo è il colore. È un... non si vede. Ed è un rosa pesca. E io lo utilizzo come illuminante. Sì. E mi piace, dura davvero un sacco. Lo metto anche qui e lo tampono. Mi piace davvero molto questa colorazione qua. E ho deciso di comprare un'altra, vedete? Molto luminosa. Ho deciso di comprare un'altra colorazione, ma questa volta per applicarlo sull'occhio e poi sfumarlo. E ho preso questo che è un bronzo ed è il numero 01 Go Bronze. Quello. Ed è questo colore qua. Anche questo molto luminoso. Mi piacciono un sacco. In teoria è scritto waterproof. Durano, non per sé, forever and never, aiuto, fuoco, però durano, quindi questi ve li consiglio tanto. E poi non l'ho mai provato, quindi non so assolutamente dirvi, questo gel per le sopracciglia. Io non so se esiste solamente un colore, perché lì c'era solamente questo è lo 01. Non lo so, in realtà, ripeto, non so se esistono diverse colorazioni. Lo provo e vi faccio sapere. È la prima volta che utilizzo un prodotto del genere. Poi sono andata da Capello Point. In realtà anche lì non dovevo comprare assolutamente niente, ma ho speso tipo 43 euro. Ma che gioia! No comment. Volevo pulirmi le mani, ma le salviettine sono dietro la videocamera, quindi direi no. 43,10 euro ho speso. Lascio qui il librettino così vi dico. Allora, ho preso questo che è uno shampoo secco. Allora, io non sono solita utilizzare lo shampoo secco perché io lavo i capelli tutti i giorni. Lo so, non si fa, è sbagliatissimo, però. Allora, io li ho lavati ieri questi capelli, vedete che sono già zozzi. Cioè, io odio avere i capelli così. Quindi io il giorno dopo li leggo oppure li lavo subito. Sì, lo so, è sbagliatissimo. Però ho detto, questo prodotto qui l'avevo già comprato col packaging rosso perché era per i capelli rossi. Allora, in realtà non ha colore. Cioè, quando l'ho spruzzato non ha nessun tipo di colore. Però poi all'interno dei pigmenti che non è che colorano. Però se siete rosse e ci mettete sopra questo qua castano, si vede il pigmento riflessato del castano e non è il caso. Idem rosso sul castano. Quindi quello rosso l'avevo regalato a una mia amica che è rossa e oggi ho comprato questo qui che è marrone. Allora mi piace tantissimo perché funziona. Ha una buona profumazione e costa 3,90 euro soprattutto. E quindi l'ho comprato perché per il rosso lo utilizzavo. La mia idea è quella di provare a spruzzarlo soprattutto nella parte alta dove ho il capello più oleoso e provare a resistere almeno 2 giorni. Ci proverò, non credo perché è più forte di me, però ci proverò. Questo prodotto comunque che si chiama Girl Only, sì, che poi non è Girls perché c'è la Z, comunque questa marca qua che trovate a Capello Point. Al massimo vi metto nell'info box il link perché Capello Point ha anche un sito online, quindi nel caso potete ordinare. E queste cose erano già tutte scontate. Quella era 3,90 perché è quello il prezzo. Poi ho preso, ah no, ho speso meno perché qui c'è anche la tinta della mia amica, 7,50 euro. Meno male. Poi ho preso questo qui della Revlon. Io non so se vi ricordate, ma io vi avevo già parlato di questo prodotto, che è praticamente una maschera, una crema a spray che io applico sulle punte e che ha 10 benefici. Ne avevo parlato spesso di questo prodotto, era il cocco nella confezione bianca. Adesso hanno fatto la nuova profumazione, che è al fiore di loto. Vabbè, il packaging è sempre lo stesso, hanno solamente cambiato col turchese. La profumazione è molto buona. Questo è il packaging.
In realtà non avrei dovuto comprarlo. Perché? Perché ho detto, prima di ricomprare questo Ale, finisci... Casca tutto, non lo sento. Questo qui della L'Oreal. Questo qui è un olio della L'Oreal che avevo pagato anche, mi sembra, 19 euro dal parrucchiere. E, sì, funziona, wow. Il problema è che essendo un olio a me non piace applicare sui miei capelli che già sono grassi l'olio. E quindi ho detto, vabbè, questo però ce l'avevo già quando avevo questo qua vecchio e non utilizzavo questo, utilizzavo questo. Quindi mi sono detta, Ale, prima di comprare quello nuovo, finisci questo perché altrimenti non finirai mai. Infatti adesso ci provo. Magari farò un giorno sì, un giorno questo, un giorno questo, ci provo. Potrei usarlo anche un po' come maschera, magari adesso mi invento qualcosa. Magari me ne spruzzo un po' in abbondanza prima di lavarmi i capelli, lo tengo su un pochettino, magari sì, farò questo barbatrucco per finirlo. E quindi niente, ho ricomprato questo che mi piace molto come prodotto, la ragazza mi ha detto che la formulazione è identica, solamente cambiato il profumo, e invece di pagarlo 16 euro l'ho pagato 12. Perché appunto i saldi sono già iniziati. E ho preso quello. Poi avevo finito, ma questa marca mi attirava da un bel po' di tempo. E visto che appunto era già tutto in promozione, ho deciso di provarlo. Visto che in realtà ho fatto fuori già un po' di shampoo e di balsami in questo periodo, e quindi diciamo che potevo autorizzarmi. Anche se in realtà devo ancora finire qui da qualche parte nascosto, ho questo di Kerastase che devo assolutamente finire. Anche se sono a metà, perché voglio farlo fuori perché non mi piace. E poi piano piano mi autorizzo a comprare altre cose. Però, visto che è l'unico shampoo che ho ritirato da finire, ho detto: vabbè, Ale, te lo puoi comprare. Perché come balsamo sono rimasta con due, quello della L'Oreal e un altro che alterno. Quindi ho detto: va bene, ok. Erano i saldi e ho voluto provarla. Si chiama, la marca è Pura. Metta fuoco. Ok, questa è la marca. Quanto è di prodotto? Sono 500 ml di prodotto. Mediamente costano 13 euro e io li ho pagati 9 euro. Allora, ci sono diverse linee. C'è il burro di karité per i capelli ricci, per i capelli lavaggi frequenti e per i capelli crespi. Allora, per non appesantire troppo il capello e non prendere tutto per i capelli crespi, ho preso lo shampoo per i lavaggi frequenti. Allora, questa qui è una linea che mi ha spiegato la tipa, che è senza parabeni, senza LS, dovrebbe essere una linea pulita, made in Italy. Vabbè, non è bio, ovviamente. Adesso io con gli inci non sono in grado, però lei ha detto che è una linea piuttosto pulita, visto che quello Point vende roba chimica, mi sembrava un po'. Vabbè. Comunque, intanto vi faccio vedere i colori asciutti. Guardate che belli. Questo è molto bello, anche questo qua di MAC è meraviglioso. È molto simile, devo dire, però quello di MAC batte alla grande quello di Kiko, cioè non c'è paragone. Vabbè, comunque ho preso lo shampoo che è questo e il balsamo che è questo qua azzurro. Scusate la luce, ma sono davanti alla finestra. E questo qui è menta e olio di Monoi, che la profumazione è meravigliosa. Proprio menta. E mentre questa qui è alla calendula, io odio la calendula, però non si percepisce quasi nemmeno il profumo, quindi niente. Allora ragazzi, ho comprato queste cosine qui, non è tantissimo, però ci tenevo a farvelo vedere. Farò sicuramente un video dove vi mostro gli acquisti un po' fashion che ho fatto in questo periodo. E niente, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti. Vi mando un grossissimo bacio, ciao.